Prima la mia vita era conoscere. Ho capito che devo imparare e capire il mondo. Allora sono rimasto un lungo tempo all'università e poi ho deciso che l'università non è il mio elemento naturale e ho provato nella scuola di teatro e finalmente ho cominciato ad ispirare. Allora ho pensato che il teatro deve dare la libertà che cercavo. Io penso che il teatro non viene dal benessere, ma di malessere. Il teatro viene per aiutarti. Durante il Covid pensavo che forse arriviamo al momento quando gli attori pagheranno il pubblico per guardarli, perché loro sono animali malati, senza il palcoscenico. Io non sono un animale di palcoscenico, posso sopravvivere, ma non loro, allora pagheranno alla fine per farsi guardare. Com'è arrivato il riconoscimento, il successo, ma soprattutto se c'è stato un momento in cui sì, il ragazzo... Un solo momento è quando ho capito. Ecco, quel momento. Era forse 2 anni dopo che ho cominciato. C'era un testo finalmente che è un autore che mi ha aiutato molto, Bernard Marie Coltès. Era il giorno della prima, per la prima volta nella mia piccolissima carriera di 5 anni forse, finalmente il pubblico si è alzato. Perché quando sei giovane, creatore, artista, tu non pensi a far capire la gente, tu pensi prima da trovare che cosa vuoi, come immagini e che cosa vuoi dire. E in questo momento ho capito che il pubblico ha capito il mio spettacolo, non ero più un giovane creatore, artista nelle nebbie, ma in questo momento pensavo hanno capito e di questo momento ha cominciato la mia storia come regista che fa per la gente. Ha mai pensato se esiste un sistema teatrale ideale? Cioè... No, penso che ci sono spettacoli importanti che fanno la storia del teatro, ci sono registi importanti che fanno la storia. Non esiste per me un teatro in generale, soprattutto un sistema. È vero che il sistema dell'Est era di fare per il popolo. Esiste uno spettacolo che ritieni un fallimento tuo? Fallimento sempre. Sono in una situazione buona per me perché i polacchi sono insopportabili, anche gli attori. Non sono mai contenti, non sono mai soddisfatti, sono critici. Allora tu devi fare meglio e meglio. Come riesci a non cadere nella trappola della rappresentazione, ma come si riesce invece ad andare al di là? La mia storia è passare per i classici, perché ho fatto almeno 12 messe in scena di Shakespeare. C'erano i moderni come Coltès, Sarah Kane. Io ho sempre pensato che l'opera di teatro è un'arte pragmatico. Allora di fare i testi con alcuni come Sarah Kane o Coltès è una storia per un regista, o come Shakespeare, ma fare narrazione oggi mi sembra molto difficile. Ho fatto migliori autori, ma non trovo altri testi che corrispondano a me oggi.
Come polacco sapevo dagli anni 90 che la gente vuole sentire. Allora ho cominciato a cercare i testi che sono rivoluzionari. Ci sono tanti testi che sono tabù, che toccano tabù, che sono ambigui spesso, come la fine dell'Europa di Pessoa. E allora la cosa bella è che c'è tanto materiale per me. Solo noi possiamo sempre provare a essere migliori quando abbiamo la coscienza della responsabilità con se stesso. Se tu sei responsabile con te stesso, tu sarai responsabile con gli altri.